fanno perseverare Ciellino. Da noi parlamentari che scrivono. Questa era, questo è un grande paese dello stato sociale. Ma perché ve l'abbiamo fatto vedere? Perché abbiamo qui con noi il fumettista e youtuber, creatore di questo video assieme allo stato sociale, ovvero Simone Albrigi alias Sio. Benvenuto. Ciao, ciao amici, devo salutare qua, quella tua telecamera lì. Ciao. Lì c'è lo spazio, l'infinito. Ok. Com'è stato collaborare? Avete lasciato finire il video, io volevo vedere come finiva. Ma ce l'abbiamo qua dietro, stanno avanti. Continua, non ti preoccupare. Com'è stato collaborare con loro? È stato molto bello, soprattutto il fatto che non li abbia mai visti nella vita reale. Perché non vi siete mai incontrati? Non ancora. Abbiamo in programma di fare una cena a Natale insieme. Ho detto mamma, papà, non posso, devo andare con lo stato sociale. Anche perché quando hai finito di realizzare questo video ci dicevi poco fa che eri a Tokyo, quindi sì, volendo. L'ho finito di fare proprio in uno Starbucks a Tokyo mentre facevo il giro del Giappone in bici. Urca. E sì. Chi è che ha contattato chi in questo caso? Il loro produttore, il capo di Garrincha Dischi, mi ha scritto un messaggino su Facebook, è andato nella cartella altro, io non l'ho visto per mesi e poi l'ho visto e ho detto ah ok, facciamo una cosa, perché ero comunque fan loro. Allora Sio, per chi ancora non ti dovesse conoscere, ti faccio un po' di domande da carta d'identità, quindi quanti anni hai, da dove vieni, cosa hai studiato? Ciao, sono Simone. Sì, hai presente così che dovresti terapia fare. Di gruppo, senza okay. Alzarsi. No, vabbè, 26 anni mi sembra comunque. Sì, ho studiato giapponese all'Università Ca' Foscari di Venezia. Infatti lo uso proprio nel mio lavoro, faccio i video. No, non lo uso mai. E niente, faccio i fumetti, faccio i video su YouTube buffi. Ma a proposito di fumetti, tu hai iniziato prestissimo a farli, a che età? Ah, verso i 7-8 anni. Io facevo già fumetti, ho imparato a leggere con il topolino. Capito, prima delle elementari. Quando a scuola ti fanno colorare, in realtà lui già faceva i fumetti. Ti ricordi come si chiamava il tuo primo giornalino di fumetti che avevi fatto? Certo che sì. Non era un giornalino, comunque c'erano dei personaggi, si chiamava Superboy. E la tipo con primaria si chiamava Kipling, come lo scrittore inglese, perché non lo so. Di livello, miseria. Non chiedetemi perché non lo so. Tu hai detto che non hai mai imparato a disegnare ufficialmente. È vero, no, guarda. Non ti è mai passato per la testa, beh ma sono efficacissimi, sì. Non ti è mai passato per la testa l'iscriverti a un corso ufficiale di fumettista? Sì, ma per fortuna non avevo i soldi per farlo e ho rinunciato, infatti e quella ha funzionato. È stata la tua fortuna. Decisamente, però diciamo che tu sei noto al pubblico soprattutto per i video che carichi sul tuo canale di YouTube Scotex, sì, che contano ormai milioni di visualizzazioni. Abbiamo appena superato più o meno i 70 milioni in 2 anni. Caspita. Sul canale? Sì. E cosa ti ha spinto? No, in realtà sono 71. Che miseria, vedi? Sforziamoci noi, esatto, a mettere un video. Vabbè, lascia stare. Ma che cosa ti ha spinto a caricare appunto dei video su YouTube? Ma io ho sempre sperimentato con diversi modi di raccontare storie buffe per far ridere le persone. E niente, YouTube era solo un altro media, ho provato a sperimentare traducendo delle canzoni con Google Translate. Il giorno dopo avevo 100.000 visualizzazioni, ho detto aspetta, forse è meglio sperimentare ancora un po' e vedere come va questa cosa. Tu hai detto che per avere successo bisogna avere due elementi, no? Un'idea e il mezzo. L'ho detto? Sì. Ed è un qualcosa di... Cioè, sono d'accordo con me. Orgoglioso con quello che hai detto, che non ti ricordi. Ti piace quello che dici, Sì. Allora, sì, se non ti ricordi che l'hai sono. Detto, te prova ad argomentarlo. In che senso? Che cosa interessante. No, l'idea e il mezzo nel senso che... Comunque, se hai l'idea più bella del mondo per fare la storia più divertente che sia mai stata raccontata e vivi nell'anno 20 dopo Cristo, non ci sono tanti modi di portarla agli altri. Adesso è facilissimo se hai un minimo di capacità o se non ce l'hai, comunque è facilissimo imparare a fare le cose. Tu pensa alla Bibbia in quell'epoca, se ci fosse stato, esatto. Se ci fosse stato YouTube o Facebook. Esatto, perché in quell'epoca le fotocopiatrici potevi fare solo una fotocopia alla volta. Pazzesco, ci hanno messo tantissimo. E quali sono secondo te gli elementi vincenti all'interno del tuo formato? Il fatto... Ok, lo ammetterò. Modestia a parte. No, ammetterò il fatto che probabilmente i disegni super semplici e super stupidi sono parte dello charme della cosa, forse, perché insomma
sono diretti, no? L'immediatezza, perciò. Bravo, cercavo quella parola. Tutto questo giro era per dire che sono immediato. Allora, diciamo che tu comunichi attraverso le immagini, soprattutto. Sì. E scegli dei temi molto accattivanti, ma quello che colpisce più di tutto, diciamo, sono i tempi comici molto spiazzanti. È vero! È vero, eh? Allora, noi ci vediamo questo video che si chiama Numero 7. Poi lo commentiamo. Salve, sono il dottor Culocane e oggi vi parlerò del 7, che come tutti sanno è la misura massima di qualsiasi cosa. Facciamo qualche esempio. Quanti giorni ha una settimana? 7. Quanti sono i nani di Biancaneve? 7. E guarda caso, se contate bene quante lettere ha il nome Biancaneve? B-I-A-N-K-N-E-V-E. 7. Coincidenze? Le note? Do, re, mi, fa, sol, la, si, 7. L'ultimo sistema operativo di Microsoft? Windows 7. Le meraviglie del mondo? 7. I giocatori in una squadra di calcio? 7. Quante settimane in un mese? 7. Quanti mesi in un anno? 7. Anni in un mese? 7. Mesi in una settimana? 7. A che temperatura bolle l'acqua? A 100 gradi. Volevo dire a 7 gradi! Il re di Roma 7, le vite dei gatti 7. Alcuni dicono: ma 8 non è più di 7? Ah, come si vede che non hai studiato ovillico. Dimostrazione scientifica: prendete 7 bicchieri, riempiteli d'acqua e cloruro di sodio. Provate ad aggiungere un bicchiere. E ora contate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 7. Potete inviare i commenti a questa puntata di Super Squarz al numero 7. Quasi 3 milioni di visualizzazioni per questo video sul numero 7. È tantissimo che non lo controllo. Tienilo d'occhio più spesso. Ma a proposito, mandi un SMS quando li raggiungo i 3 milioni. Ok. Grazie. Ti aggiorniamo, sì, ma dopo ho capito che posso fare un tuo segretario. Sto vedendo dietro una svolta io. Ma a proposito di numeri esorbitanti, uno dei formati su YouTube che sta andando per la maggiore è quello dei gameplay. Tu che cosa ne pensi di quel formato? Prossima domanda. No, non te la cavi. No. Diciamo che non mi intrattengono molto. Non sono il target. Nonostante io videogiochi moltissimo, non mi piace molto guardare un'altra persona che gioca un gioco. Nonostante dica delle cose divertentissime, piuttosto mi guardo una puntata di una serie TV o una puntata di una web serie. Avete mai sentito parlare di fermenti, di quelli di Oltre Uomo? No! Perché io no, prima di oggi mai. No, vabbè, però. E senti, rimanendo sempre su YouTube, parlando di uno youtuber in particolare, Frank Matano, tu hai espresso un'opinione abbastanza decisa. Che cosa hai detto su di lui? Che cosa ne pensi? No, è un tipo di comicità che è molto terra a terra, secondo me, semplicemente, e ci sono persone che l'apprezzano. Io cerco di fare una comicità diversa, che viri un po' più sul nonsense, un po' più sul fare quel passo in più alla gente che si chieda: scusa, ma questo non fa ridere? Ah, allora fa ridere. Piuttosto che... Cioè, non è una critica. Saluto Frank. Ciao Frank, ti voglio bene, sto scherzando, facciamo un film. La scoreggia, signore, è universale. Anche nel 3000. Comunque, se no, mi ricordo... Comunque, se volete un'anticipazione, sto scherzando, perché sto facendo un film con Frank Matano. Davvero? No. Grandissimo. Io come un pirla. Sì, noi siamo due ciucci, ragazzi, scusate. Ma comunque... Allora, se vi ricordate, qualche tempo fa girava un po' l'Ice Bucket Challenge, no? Sì. Quando tu sei stato nominato, hai risposto così, vediamo un po'. Ciao a tutti, sono Sio, sono stato nominato per la Secchio di Lava Challenge, che serve per raccogliere i fondi per i vulcani senza la mamma. Ciao a tutti, sono Sio, sono stato nominato per la Secchio di Scorpioni Challenge, che serve a raccogliere scorpioni per gli scorpioni. Ciao a tutti, sono Sio, sono stato nominato per la Secchio di Secchi Challenge, che... Ciao, sono un secchio, sono stato nominato per la Secchio di Sio Challenge. Ah, che fredda quell'acqua reale che mi sono gettato addosso, davvero. Nomino il Papa, Windows XP e Steve Jobs. Ma io sono morto. Sempre scuse, Steve, sempre scuse. E un altro fumettista che ha risposto all'Ice Bucket Challenge è stato Zero Calcare, è stato qua da noi qualche tempo fa. È vero, mi ricordo quella puntata che ho visto.
Vabbè, però bellissima. Di sicuro avrei avuto modo di conoscerlo. No, lui è una persona bellissima, okay. E adoro i suoi fumetti. E proprio l'altro ieri ho finito di leggere 12, che è molto bello, parla degli zombie. Hai mai pensato a una collaborazione? Ma sono tutte queste persone che dicono: ah, ma hai mai pensato a una collaborazione con il Papa, con Zero Calcare, con... Cioè, non lo so, non mi viene da chiedere alle altre persone di fare collaborazioni se non sono proprio intimissimo o super amico con loro. Dunque, non voglio disturbare la gente. Se me lo chiede lui, se me lo chiedesse lui, sarei molto felice. Ma senti, cambiando argomento, prima hai accennato al Giappone, al fatto che sei stato... Sei reduce da 2 anni, no? No. No. No, esatto. Non capisco di cosa stiate parlando. Allora, che concezione non hanno lì del fumetto e del fumettista, secondo te? No, lì è... Allora, lì ci sono due lati. Uno molto positivo è, cioè, se vai in una libreria di 3 piani, un piano sono tutti fumetti. Ed è bellissimo. E il lato negativo è che sono in giapponese, non li so leggere. No, non è vero. Però il lato negativo è che lì comunque i fumettisti hanno una mole di lavoro che non ha senso. Veramente si ammalano perché dormono 3 ore a notte. No, non è vero. A volte anche 4, però. Insomma, non mi ispira molto la vita del fumettista che fa solo quello 24 ore su 24. Ci sono ritmi da fabbrica anche lì, allora. Sì, insomma, fare 20-25 pagine a settimana, nonostante gli assistenti. Sì. E invece a settembre hai pubblicato una raccolta che... È vero. È vero? Sì. Questo sì. E che si chiama Questo è un libro con i fumetti di Sio. Sì. Edito da Shockdom. Bravissima, okay, giusto, da Shockdom. Le so tutte. Allora, salutiamo, cosa ti piace Shockdom. Di più? Quindi la carta o il web? Io nasco sulla carta, nel senso che mia mamma era un libro. No, però no, sono nato leggendo i Topolini, facendo fumetti sulla carta, dunque passo dal web. Ma mi piace tanto stare sulla carta. Infatti, se volete, vi anticipo una cosa. Vai. Mega segreta. Bravo, scoop. Così si fa. E cioè, ciao televisione, scoop. No, e cioè dal prossimo anno farò un trimestrale di fumetti, tutto mio. Bomba. No, no, una bomba, un trimestrale. Cartaceo? Cartaceo, sì, non digitale, non 64 tablet tutti insieme. Ma trombette, ma ragazzi, abbiamo uno scoop, grazie. Non ci sono le trombette davvero, state ingannando gli telespettatori. Senti, sappiamo anche che ti sei lanciato in una nuova avventura, che hai collaborato nella creazione di un videogioco. Sì. Ci racconti qualcosa? Abbiamo qui ecco alle nostre spalle. Che cos'è? Super Cane Magic Zero, è un gioco... Di cosa si tratta? Si tratta... Beh, Prontoni 3, via! Sì. Non c'è nel 2 e nell'1. Leggi la descrizione e fai una donazione per aiutarci a portare alla luce... Sì, perché avete ricorso al crowdfunding, no? Esatto, tramite la piattaforma italiana di crowdfunding Eppela, che è un nome che non capisco, però è Eppela. E siamo riusciti a raggiungere il traguardo e stiamo puntando all'ultimo stretch goal di 30.000 euro. Per riuscire a portare il gioco su Wii U. Però è un gioco in cui c'è un cane magico che abbaia e succedono cose stupide. E dove il cane si chiama? Ah! Sì, brava! Ah! Non si chiama A, si chiama A! Ah! E dove e quando si potrà comprare il gioco? Allora, visto che siamo riusciti a... Ma adesso ci sono ancora tipo 3-4 giorni, se andate su videogioco.sio.im, okay. Potete ancora supportare il gioco, però nel 2015 uscirà per PC, Mac, iOS, Android, PS Vita, Windows Phone e gli orologi. Okay. Soprattutto per gli orologi. Soprattutto per gli orologi. Noi ti salutiamo, ti dobbiamo salutare. Grazie mille per essere stato Siete con molto noi. Molto gentili. In bocca al lupo. Esatto, grazie in bocca a voi. Al lupo per tutti. E noi ci vediamo invece l'ultimo video della giornata di Echo Smith con Kids.